Belli miei, bentornati sul canale sempre e comunque dal vostro Cap. Oggi voglio provare un mazzo insieme a voi. E se vi ricordate, qualche video fa avevamo provato un bel Cerebro a 3 che in quel meta lì andava che una meraviglia, riusciva a countare veramente un bel po' di mazzi. Ad oggi invece abbassiamo di 1 la forza del Cerebro, lo rendiamo un bel Cerebro a 2. Perché? Perché ci sono carte interessanti, come per esempio Echo. Cioè, nel senso, fresca di serie Marvel, quindi per forza devo provare Echo. Goose, molto buona, onde evitare qualche location in cui magari l'avversario deve giocare una Jane Foster oppure un Beta Ray Bill, che adesso si devono provare assolutamente quei due mazzi. No, due carte, un mazzo è, ok. Poi abbiamo Shadow King. Anche questa è una bellissima carta per poter counterare il meta attuale, visto che ci sono parecchi destroy. Quindi Venom se ne andrà ovviamente a costo di 3. Anche un Deadpool, anche Thor, anche tutti quelli, avete capito, no? E poi la chicca di sto mazzo, no? La testata mutante negasonica, che tra l'altro possiamo aggiungere un punticino in più, che tecnicamente possiamo renderlo anche un Cerebro a 3 con il Blue Marvel, capito? Quindi è un deck intrigante, possiamo fare veramente un bel po' di cose, sperando che regge. Intanto io sono incazzato come una bestia perché sono sceso di 2000 posizioni, infatti camomillina. Sto mazzo ha del potenziale, io ancora non l'ho provato, non ci ho fatto neanche una partita. Sarebbe cosa buona e giusta già giocare un bel Goose lì sul Nexus, così che mi permette di stare lontano da svariate cose. Vedi l'Enchantress che può essere letale per il nostro mistico. E nessuno mi vieta di non farlo. No? Nessuno mi vieta di non farlo. Dici tu. Dici tu. Tu mi metti un collector contro, che ovviamente c'ha poche cose, c'ha poche carte di costi alti, giusto? E suppongo abbia anche una rogue. Suppongo abbia anche una rogue. Quindi la cosa che vorrei fare io è fare Storm qui. No, magari Storm qui. No, magari Storm sul Nexus. Dai, glielo tolgo il Nexus. Sì, glielo tolgo il Nexus. Dici Echo? No. Oh. Hai capito tu? Non capito. Ora, togliamo Storm. Sì, va bene, non ci sto con la testa oggi. Togliamo il Nexus e potremmo pensare di fare un bel Echo qui. Metti che... Cerebro. Sì che possiamo fare una bellissima mistica del turno 5. Ho capito, frate. Ho capito. Io adesso sono forzato a fare la mistica, Sono forzato a fare la mistica. Perché sono forzato a fare la mistica? Perché di tu sei forzato a fare la mistica? Per forza sono forzato a fare la mistica. Perché Blue Marvel non lo posso fare che c'ha Goose. Tecnicamente Shadow King mi servirebbe. Sì. Ma Nightcrawler, metti che mi prende Brood, frate. L'importante è che non deve avere assolutamente la rogue, frate. Se c'è la rogue io posso quittare. Il bro ci pensa. Dici la miss. Dici un'altra volta Quake. E frate, che ti devo dire? È buono. Posso dire buono, godo. Chi snap a chi, frate? Dai, dammi sti punti, dai, via. E come avete visto, già il suo sporco lavoro lo ha fatto il ragazzo. Gli è andata male con Quake però, Gli è andata male con Quake, aveva fatto una bellissima giocata con Quake. Se l'ha giocata lui non gliel'ha pescata il tunnel quantico comunque. Ora, prossimo game. 2000 di posizione. Frate, mi vuoi rompere? Ecco qui, subito. Non voglio nessunissima Miss Marvel sul mio cammino. Vabbè, dici tu, mi giochi Nebula, insomma. E che mi dai? Guarda, mi accontrerei anche di un Nightcrawler pazzo. Dici no, però ci abbiamo Shadow King per tenere a bada Nebula, Uff. E che mi hai messo qua, frate? Che cosa mi hai dato? Mi hai dato veramente le chiavi di Dio. Io Blue Marvel lo gioco intanto. Perché sì. Poi turno 4. Guarda che bella curva che ci ha dato il picco. Storm e Brood sul tunnel quantico. Glielo togliamo. Ci sta. Poi volendo, no, volendo si potrebbe fare Storm Goose invece.
potrebbe fare Storm Goose, così ti tengo a bada la nebula. E in qualche modo metto Brood il turno 5. Certo, ci sta, a voglia ci sta. Ma il ragazzo non gioca, il ragazzo ci pensa, il ragazzo non sa che pesci prendere. L'hai preso, fratello, il pesce. Vabbè, oh. E comunque, se già partiamo bene, è un buon segno, teoricamente. Dai, frate, ma guarda, ha trovato la variante di Galactus. Guarda che bella sta variante, oh. Allora, Big House, che possiamo dire è un Goose. Possiamo dire che è un Goose. Io intanto giocherei Nightcrawler. Poi, teoricamente, se vogliamo sempre, possiamo giocare... zona negativa non è malvagia. Sai perché non è malvagia? Perché io posso fare Goose qui? No, assolutamente no, facciamo Goose qui. Io gli snapperei, frate. Io gli snapperei a sto ragazzo, sai. Sai che gli snapperei mezzo. Vabbè, ma è imbarazzante così, scusami. Cioè, vedete che cosa vuol dire trovare il mazzo che sta a pennello e va a briccare tutti quei mazzi meta? Vabbè, frate, c'è da dire che mi è capitata la Big House. Lui non poteva giocare niente se con Goose lì. Cioè, non poteva giocare veramente nulla. Ancora Nightcrawler, bello. Luxandar, ci prendiamo prima. Dammi qualcosa. Settare sia Echo che Goose. Ah. Fammelo mettere qui a Goose, non si sa mai, sai. La Chavez. Ok, quindi tecnicamente mi stai dicendo che tu dovresti essere una sorta di Silver Surfer. Io farei una roba del genere e snapperei, sai. Perché? Perché abbiamo la testata mutante megasonica che è molto buona. In più abbiamo un Brood da fare al centro. Magari Nightcrawler te lo metti sul tunnel quantico e t'abbracci. No? Azz, bella giocata questa, eh. Devo ammetterlo, questa è stata una bella giocata, frate. Molto bella. Molto bella la parte tua. Ora, che ci permette di fare tutto ciò? Ci permette di fare Nightcrawler qui e fare Brood. Eh sì, è l'unica play che posso fare. Sperando regga. Abbiamo vinto. Sono stati gli 8 cubettini più veloci della storia. Vabbè, possiamo dire che questo Cerebro 2 per il momento ha spaventato e poi ha devastato l'avversario in tutte e due le concezioni di game diverse che abbiamo affrontato. E qua al centro. Fatemelo terminare un game, ragazzuoli. Vediamo. Vabbè, ok, vedi. Vedi. Vabbè, mi sa che c'abbiamo lo stesso deck. Io non so, c'ho questo presentimento, sai. Mi serve... cosa? Come si chiama? Mi serve la Storm. Assolutissimamente mi serve la Storm, frate. Mi serve la Storm perché il superflusso gli dà una mano pazzesco. Ma che è sta merda, frate? Che giochi? Ma che cos'è Mbaku? Dici Goose e Goose, ok. Quindi mi stai dicendo che il Blue Marvel io... Ehi, wow. Ehi, wow. Ma se io facessi la testata mutante negasonica sulla barra di sinistro, è male? Cioè, è malvagio come cosa? Cazzo. Io intanto farei... No, il sinistro, sai? Farei il sinistro, sì. Farei il sinistro. Abbiamo Prio, eh. Attenzione che ci abbiamo Prio. Calmo. Stai calmo. Stai calmo, frate, che ci abbiamo Prio. Ora, se io faccio la testata, l'altra play poteva essere... frate, ma tutte tu, cazzo. Sì, l'altra play poteva essere Storm into Blue Marvel. Quella sì che poteva anche essere una bella cosa, eh.
Abbiamo Prio. Vabbè, vince lui per differenza, dai. È logica la cosa. C'ho Prio io però, C'ho Prio io, raga. Qui vince chi ce l'ha più grosso, nel senso. Io ti snap e poi ti faccio Storm. Io vado e mi prendo due potenziamenti. Così facendo. Dai. Dai. Sicuramente sarà un Silvio quello, dai. Sicuramente, dai. Cioè, nel senso, non scherziamo. Dimmelo. 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 Dimmelo così. Hai capito tu il cerebro? Hai capito tu il cerebro? Anche il deck a specchio abbiamo vinto. Bello. 4K. Lei me l'ha fatti recuperare tutti sto cerebro, frate. Me l'ha fatti recuperare tutti. Mano lesta e mano calda, frate. Contro il 1221esimo. Andiamo. Ora, sinistro, no? Che mi dai? Anche se non la userò. Esatto. Sinistro qui è ottimo, vero? No, dai, facciamolo al centro. Perché mi devo indemoniare? Non ho capito. Poi abbiamo da fare la Storm. Io la Storm la farei, perché la Storm è veramente una bella carta in questo mazzo. Nel quantico, poi. Puoi ben pensare che io posso già fare Storm in tu Cerebro, così sono coperto. No? Thor. Ok. Tu giochi Thor, dici. E io ti dico invece, potrei fare Eco e fare Cerebro. Non la posso fare. Non posso fare Nico, La posso fare perché diventa 4 e mi sballa tutto. Sì. No, mi conviene fare una roba del genere. Per il semplice fatto che io vado così. Dovrei prendere Prio in qualche maniera. Non penso. Ah no, c'è lui, è vero, c'è il Goat. Però c'ho Prio sempre io. L'unica cosa è questa. Che Goose me l'ha dato troppo tardi, raga. Frate, Goose me l'ha dato troppo tardi, però. Goose me l'ha dato troppo, ma troppo tardi. Troppo tardi me l'ha dato. E anche se ti faccio una roba del genere, mi sa che non regge. Perché sicuramente... Oddio, ma vuoi vedere che me lo fa qui? Vuoi vedere che la Jane Foster me la fa qui invece di qua? Però io qua perdo, però, Io qua perdo, io sono consapevole di questa cosa. Forse non l'ha giocata proprio. L'ha giocata, come no? L'ha giocata, come no? E ora. Cazzo. Ho perso il 50 e 50. E lui vince qua, raga. Lui qua vince. Non ci posso fare nulla. Lui qua vince alla grande, tra l'altro. Cioè, anche se gli facessi Brood qui, lui mi vincerebbe qui. Guarda, te la voglio vedere. Voglio vedere come mi batte. Ah, ok. Sì, sì. Dai. No, frate, è bruttissima come cosa. Ma che poi non per dire, ma Shadow King me l'ha dato tutte le sacrosante di partite che abbiamo giocato. Non me l'ha dato proprio in quel game che era essenziale Shadow King. Cioè, me lo sarei dovuto aspettare che avrebbe giocato la Jane Foster lì. Però ho detto, boh, magari va a 3 location invece di 2. E invece lui ha puntato veramente su 2 location e ha fatto bene perché ha vinto. Molto semplicemente così. Comunque, a me sto mazzettino garba parecchio. È molto solido. È molto solido. Gira anche molto bene, visto che abbiamo molte carte di costo basso. Possiamo dire, l'unica carta di costo 5 è Blue Marvel. Ma sempre se ci serve, capito? Provatelo, raga.